Ciao, buonasera a tutti, sono Daniele Facin, il creatore e fondatore di Monocorda. Realizzo questi strumenti per suonoterapia da anni. Potete trovare qualcosa su di me sia sul mio sito monocorda.it che su elevazionidifrequenza.com e anche sulla pagina dove guarderete questo video. Questa sera sono felicissimo di intervistare praticamente la persona che mi ha fatto fare un salto quantico qualche anno fa. Mi ricordo ancora il momento in cui come si può dire, dove era appoggiato il mio sito, il mio provider praticamente, si è fiaccato da quanti accessi ha avuto in un attimo e poi ho trovato un messaggio di Patrizia che non sapevo chi fosse. Quindi diceva, vuoi fare un giro su visione alchemica? Io non sapevo cos'era, pensavo mai fosse un'auto, una moto, qualcosa del genere. E quindi poi ci siamo sentiti, abbiamo capito che praticamente siamo paesani, perché lei è nata a qualche chilometro da dove sono io. Eh sì. Io sono a Vicenza, vicino a un comune che si chiama Gandogno, che è appunto il comune dove è nata Patrizia Pezzarossa, È Beltrame. nata a Milano, però dopo ho vissuto lì, infatti. Raccontaci come sei arrivata a essere la blogger probabilmente più influente in Italia, nel mondo, chiamiamolo olistico, chiamiamolo delle energie alternative, della medicina alternativa, di varie cose. So che sei tu una persona molto importante in questo mondo. A me l'hai dimostrato anche ampiamente, solamente condividendo il mio post un giorno. Ma tu lo sai che mi ha affascinato il tuo sguardo da Omar Sharif, è vero? Non farmi arrossire, Patrizia. Poi allora la barba era più scura, per cui ti dava più imprinting, diciamo, no? Non rivelare queste cose, perché sono dei Poi ho casi. scoperto che eri impegnato con Alessandra e vabbè, ho lasciato perdere. Però diciamo che l'inizio, insomma, l'impulso è stato quello, insomma, di lo sguardo alla Omar Ti ringrazio, sei troppo gentile. Lo Sharif. accetto come complimento da te. E poi oltretutto dopo una costellazione familiare dove tu hai fatto il mio papà positivo, no? Da allora sei diventato il mio papi. No, io devo dire una cosa, papi o Omar Sharif, io ho provato istintivamente un affetto per te che piano piano, diciamo, è cresciuto, perché sei una persona veramente meravigliosa e poi fai qualcosa che è meraviglioso. Per cui due volte meraviglioso. E hai veramente, per me, insomma, c'è proprio un forte, diciamo, legame affettivo con te e con Alessandra, ovviamente, ovviamente. Perché siete persone splendide. Poi, siccome parliamo la stessa lingua, si capiamo anche prima, Esatto, no? sono qua in trasmissione in diretto Veneto, in Trentino. Sì, se potrei anche parlare, è vero. Poi chi capisce, capisce, chi non capisce, insomma, trova il traduttore su Google. Diminuiremo sicuramente le visualizzazioni, quindi continuiamo in qualche modo con quello che posso esprimere in italiano da Veneto. Certo, ma ascolta questa puntata, dov'è che la pubblichi? Allora, siamo in diretta sulla pagina Monocorda di Monocorda, quindi Daniele Monocorda Faccin? Daniele Monocorda Faccin è l'amministratore della pagina Monocorda, quello è un profilo personale. Perché volevo condividerla, no, su Visione Chimica, e però non, eccola qui che è arrivata, vedi? Tu sei in diretta sulla pagina Monocorda, noi abbiamo una pagina Monocorda, anche una pagina di elevazione di frequenza dove postiamo. Eccola qui che l'ho trovata. No, così la condivido su Visione Chimica. Adesso però, sai, non so se anche a te è successo che Facebook è un po' lento in questi Bisogna giorni. Capita anche a te? stimolarlo omaggiandolo di qualche euro, sennò è un po' lento, però Poi dai, Areti, capisci? comunque dai, stiamo utilizzando la loro piattaforma, quindi onore anche a loro, perché se non ci fosse questa istituzione che tutto sommato è privata, noi non saremmo facendo quello che stiamo facendo in questo Ma momento. è privata e gratuita? Sì, certo, quindi io dico sempre a quelli che si lamentano, si ricordino sempre che sono in casa d'altri, quindi se a loro non piace quello che fanno, ma non piace nemmeno a me ogni tanto, ma io no,
non per forza la devo pensare come loro, ma utilizzo questa piattaforma per scopi personali di divulgazione, a me va benissimo. Giusto. Quindi io la vedo così. Grazie, grazie. Ma quello che mi sembra ancora più strano è che sto intervistando te, quando io sono stato uno dei primi che tu hai intervistato in Radio Visione Alchemica, perché tu avevi il blog da molto tempo, ma sei partita da qualche anno con Radio Visione Alchemica. Era il 2015, sai. Esatto, quindi qualche annetto fa, sono già 5 anni. Sì, tesoro, sono già 5 anni. E d'altronde la pagina Facebook compie 10 anni quest'anno, 10 anni di Visione Alchemica su Facebook, 8 anni sul blog, su piattaforma WordPress, e 5 anni la radio su Spreaker. Ah. E da quest'anno siamo qua. È passato veramente tanto, quindi, dalla prima intervista che tu mi hai fatto allora. Veramente, sì, veramente tanto. E adesso ho l'onore di intervistare te, perché mi è venuta in mente questa cosa durante il lockdown, bisognava anche impiegare il tempo, bisognava raggiungere chi in qualche maniera segue quello che faccio, quello che facciamo con Alessandra, perché oltre a produrre gli strumenti noi facciamo corsi sia in Italia che all'estero per utilizzare lo strumento, ma non solo, anche per spiegare alle persone che cosa si succede quando si muovono suoni in un certo modo. Sì. Accordature, proporzioni, simboli e quant'altro, chi più ne ha più ne metta, e noi cerchiamo di portare avanti la conoscenza in questo mondo molto particolare che alcune volte viene mosso anche in maniera discutibile, non perché io sia uno che è particolarmente illuminato, ma cerco di muovermi con prudenza in un ambito che è molto potente, quindi quando tu muovi i suoni devi sapere perfettamente quello che stai facendo e prenderti la responsabilità di quello che accadrà poi nelle persone che quel suono l'avranno assunto e verranno cambiate da lui. Quindi noi facciamo questi corsi e durante il lockdown eravamo anche pieni di tempo, voglia di contattare i nostri allievi e di continuare a collaborare con chi collabora con noi, e quindi perché non farlo alla luce del sole e parlare in diretta a Facebook con, abbiamo parlato con Daniele Dorito, Alfonso Rubino, chi più ne ha più ne mette anche qui, allievi nostri che stanno facendo delle cose importanti, adesso te, oggi eravamo in contatto con Ada Crivelli che verrà quando appena sarà possibile per lui proclamato, Alfonso Rubino, tante persone insomma stanno parlando con noi. Visto che avete fatto un bel pool di personaggi interessanti. Sono tutte persone con cui collaboriamo e quindi parliamo di suoni, parliamo di vita, parliamo di quello che accade. Con te magari parliamo anche di quello che tu hai portato a casa dal corso monocorda che hai fatto qui a Vicenza e che adesso continuerai. Come no? A settembre. Noi abbiamo un prossimo primo livello adesso a fine settimana ad Avano Terme. Ci sono ancora un paio di posti, mi pare, disponibili. E le cose vanno avanti in maniera molto, molto veloce, importante. Siamo felici. Sì, ma guarda, io appunto dopo il nostro primo incontro, diciamo così, virtuale su Web Radio Visione Alchemica, dove hai parlato del monocorda e mi hai istantaneamente affascinata e attratta all'argomento, perché per me era completamente nuovo, con poi tutti gli sviluppi che ha avuto con il nostro amico Michele, proclamato, simbolismo, che poi si accostava moltissimo al mio percorso numerologico, perché ovviamente la geometria sacra si accosta assolutamente alla numerologia. Insomma, io la numerologia ormai è quasi 20 anni che la sto prima studiando, poi praticando, diciamo, e per cui mi ha assolutamente affascinata la musica, oltretutto sono numeri, no? Per cui, ed è anche geometria, e il tuo monocorda è geometria, perché tu puoi ben spiegare come è fatto poi il monocorda, su base della proporzione aurea, il numero di corde, 36 corde, il doppio è 72,
Beh, corso di bello. Interrogami. In pubblico, tra l'altro. No, è proprio così. Io sviluppo gli strumenti secondo proporzioni che da sempre sono utilizzate quando si deve fare qualcosa di importante e che mette in contatto la terra con il cielo, quindi l'uomo con il trascendente. Da sempre si è utilizzato soprattutto la sezione aurea, ma adesso siamo andati anche oltre utilizzando il codice armonico dell'Arca dell'Alleanza, di oggi ne parlavo appunto con Nadav, e applicando anche delle frequenze che abbiamo estratto dalle gematrie, quindi sempre mondo ebraico, e stanno succedendo delle cose assolutamente incredibili su quello che è l'interazione strumento essere umano e non solo, anche su animali e ambienti. E continuiamo ad andare avanti in questo modo perché stiamo scoprendo un mondo che una mia allieva mi fa, ma mi hanno detto che praticamente tu ti sei inventato questa cosa. Ma certo che me la sono inventata, non esisteva prima. Esistevano degli strumenti fatti in altri stati, che però vengono interpretati solamente con il modo di pensare di un falegname che poi diventerà, e quindi senza utilizzare proporzioni, attaccando corde al legno, che va benissimo comunque. Pensando a un utilizzatore finale che si accontenti di un suono di un certo tipo, perché molte corde attaccate a un legno faranno sempre la loro figura. Faranno sempre un rumore. No, fanno anche un ottimo suono, ma quello che tu riesci a ottenere unendo proporzioni, simboli e legni speciali è chiaramente tutt'altra cosa. E quando si va a pensare di utilizzare il suono a livello terapeutico, non si può prescindere da principi di questo tipo, ed è quello che utilizziamo noi, ma aperti anche ai consigli di chi può darci delle dritte da conoscenze che riguardano non solo il nostro mondo, ma il loro. Quindi vengano tutte le collaborazioni di chi si vuole mettere in contatto con noi per dare il suo parere su quello che è migliorabile. Infatti, e per cui quando sono entrata in contatto appunto con quello che facevi, è ovvio, poi sono ovviamente venuta a Vicenza, perché insomma è la mia patria in un certo modo, no? E sono venuta a trovarti. Infatti tu sei nella mia stanza adesso, è vero? Sono nel mio studio, che è anche la tua cameretta, quando vieni qui a casa nostra. A me piace tantissimo sapere che è la mia cameretta lì, la mia via di fuga. Forse arrivano anche Oliver e Rudy a salutarti. Sì, fantastici. E per cui diciamo che tu hai in un certo modo tenuto anche a battesimo Web Radio, che da 5 anni, è vero, fa divulgazione, come del resto divulgazione fa visione alchemica. Adesso è un po' in ristrutturazione perché stiamo rivedendo un po' delle cose, per cui magari ci sono dei piccoli disservizi, ma sono momentanei, perché insomma il Covid ha messo alla prova anche i blog, non tanto i blog ma i webmaster, che è vero, erano bloccati, non potevano lavorare, non si capiva bene. Comunque adesso metteremo a posto tutto, torna tutto alla normalità. E Visione Alchemica, la sua mission fin dall'inizio è stata quella di divulgazione del pensiero alternativo, ma soprattutto del pensiero esoterico, di andare dentro le cose, no? Andare dentro al significato. E poi ovviamente la crescita personale, perché non si può fare una cosa senza l'altra. E la crescita personale ha portato un sacco di divulgatori, coach e insegnanti in web radio, e in pratica uno potrebbe fare un corso evolutivo in web radio. Ci sono circa 700 puntate all'attivo, e possono senz'altro essere utili a tante persone, come in effetti poi da testimonianze ricevute non poche, devo dire così immodestamente no, non poche testimonianze mi portano proprio il vantaggio che ha potuto dare a determinate persone che magari non potevano andare a un corso o non ne avevano le possibilità o avevano degli impegni di famiglia che non gli permettevano di
di muoversi, e il loro percorso l'hanno fatto tramite Visione Alchemica, tramite web radio, e io sono ben felice di questo, perché sono convinta che se tu fai qualcosa e fai bene a una persona, il tuo paradiso te lo sei guadagnato. Paradiso poi uno lo interpreta come vuole, ok? Ecco, io dico, il mio posticino ce l'ho già, che sia la cameretta che ho da Daniele o un posticino effettivo con l'ombrellone, come immagino io che sia il mio paradiso, penso proprio di essermelo guadagnato, e sono contenta così. Poi tutto quello che viene in più, sono ancora più contenta. Poi però vedere queste cose, infatti ti ho detto che quelli che vengono nelle mie interviste possono tranquillamente venire da te, perché il significato di fare queste cose non è tenersene per sé o farsi vedere bene da qualcuno, ma divulgare quello che è la conoscenza. Quindi io arrivo a un certo pubblico, tu arrivi ad altro, e tutti insieme facciamo il nostro per portare avanti la conoscenza di quello che abbiamo capito e quello che altri potrebbero, come ho detto prima, apportare al nostro mondo. Quindi queste cose sono già successe, ma tu puoi essere il più bravo di tutti, ma se non ti conosce nessuno, non vai da nessuna parte. Dobbiamo creare gruppi di servizio per portare avanti la conoscenza. È proprio così. Proprio così, perché la divulgazione, io ho potuto verificarlo in questi 10 anni, no? di divulgazione, di quante persone sono arrivate a Visione Alchemica, per esempio, cercando i numeri doppi e tripli. E come mai prima i numeri doppi e tripli non li vedevamo? È perché non eravamo ancora pronti a vederli, perché non avevamo ancora le vibrazioni, non avevamo ancora quello che tu conosci molto bene, no? Tramite il monocorda, per cui la vibrazione, la frequenza. E noi piano piano ci stiamo sintonizzando a una certa vibrazione, a una certa frequenza, e cominciamo a vedere delle cose che prima non vedevamo, cominciamo a capire delle cose che prima non capivamo, che se ce le spiegavano 10 volte, io per prima. E io ho visto proprio che la numerologia, quella che io pratico ormai da tanti anni, ha portato tante persone su Visione Alchemica, perché io parlavo dei numeri doppi che vedevo io, dicevo, ma come mai vedo i numeri doppi? Ma perché? Perché? Non era strabismo tuo, non era strabismo. No, ci vedo benissimo, ho gli occhi belli dritti, no. Era proprio il vedere delle cose che prima non si notavano. Allora, se tu fai conto che l'orologio digitale, uno potrebbe dire, no, lo scettico potrebbe dire, ma i numeri doppi, certo, si vedono, ci sono gli orologi digitali. Ma l'orologio digitale c'è dal 1973, l'ha inventato la Seiko. Come mai noi solo dal 2000 e poco dopo abbiamo cominciato a vedere i numeri doppi sugli orologi? C'erano anche prima? Perché non li vedevamo? Perché non li notavamo? Perché non avevamo ancora la frequenza per poterli notare. Ed ecco che i numeri, come tu ben sai, come compongono o misurano una geometria sacra, ci danno dei messaggi, e se noi stiamo attenti a quello che stiamo pensando nel momento in cui vediamo il numero doppio, potremmo anche avere la risposta a quel quesito che abbiamo in mente. Solo che è ovvio che dobbiamo conoscere anche le qualità del numero, le sue proprietà e che cosa comporta, perché se uno non sa cosa vuol dire 1, 2 o 3, è ovvio che poi non può interpretare il messaggio. Ed è importante questo, e secondo me stiamo proprio cambiando frequenza e vibrazione, ma lo vediamo anche in questo ultimo frangente che è capitato, no? Della pandemia, dove ci sono persone che vivono nel terrore, guidano, come dicevamo prima, la macchina con la mascherina e i guanti, e quelli invece che si permettono di andare all'aria aperta da soli senza mascherina, che sono già delle persone incredibili, hanno fegato così, rivoluzionari, bravo, hai detto giusto. Ecco, allora questa è la prova che noi siamo su una frequenza diversa. Ottave basse e ottave alte. Esatto, non guidiamo la maschera con la macchina con la mascherina. Siamo in un'ottava più alta. Assolutamente, ma il concetto che dicevi tu riguarda proprio il fatto di vedere per credere non è vero che funziona così. Tu devi credere per vedere.
come quando tu entri in una casa per 20 anni e non ti accorgi che c'è un quadro. Quando tu lo noti, tu lo vedrai sempre poi. È vero. Quegli armonici, per chi quando facciamo i corsi veniamo immersi negli armonici per 2 giorni. La maggior parte delle persone che non sanno che cos'è un armonico, poi quando escono da lì sentiranno armonici ovunque. C'è una persona che è venuta a fare il corso con noi, che praticamente tornando a casa è venuta in autobus a Roma, dalla campagna, e tornando a casa ha detto: ma sai che quando frenava sentivo gli armonici? Così. Cioè, io stesso ho delle macchine con cui lavoro il legno che fanno degli armonici di un tipo e degli armonici di un altro tipo. Ma perché si affina l'udito? Ti accorgi che esistono, da quel momento lì non percepisci. Io sentivo le cornamuse con il monocorda, ma d'altronde io posso essere testimone che con il monocorda si possono anche migliorare delle situazioni fisiche. Allora, io sono venuta a fare il corso che avevo un forte dolore all'anca. Sono uscita dal monocorda, dal corso di monocorda, e io non ho più avuto male all'anca. Adesso mi è tornata, ma è anche tanti mesi che sono passati, forse anche un anno. Perché devi fare il secondo livello? Eh? Perché devi fare il secondo livello? Perché devo fare il secondo livello, senz'altro. No, no, ma sono convinta, perché io non prendo nessun tipo di medicinale, me lo sento, me lo elaboro il mio dolore e cerco di comprendere che cosa mi vuole dire. Se faccio il corso di monocorda e mi passa, ci sarà un motivo, no? E probabilmente essere investiti da suoni armonici per 2 giorni non è cosa da poco. Quindi no. È chiaro che se una sessione di svariati minuti può creare un'interazione importante in un sistema, fare un'immersione di 2 giorni insieme tra l'altro con gli altri, perché non dimentichiamo che un corso sviluppa un campo, e il campo amplifica in maniera enorme quello che succede fra le varie persone. E quindi questa interazione con gli strumenti, perché nei nostri corsi, come hai detto tu, c'è una parte pratica molto importante in cui mettiamo le persone sul lettino, perché magari alcuni non sanno che il monocorda che io faccio, che potete andare a vedere sia qui che sul sito, ha una determinata dimensione, viene messo sul corpo della persona e praticamente la copre, ma fa diventare quella persona un'estensione del monocorda. Quindi andando a risuonare con quello strumento, tutto il nostro sistema viene invaso da quel suono armonico e verrà ordinato secondo quel sistema. Cosa vuol dire? Che quando tu vieni ordinato cambi assolutamente la tua geometria, portando da un sistema disordinato, entropico, a un sistema ordinato. Che non sempre vuol dire che questa cosa si trasforma in un'estasi, perché se tu sei abituato al disordine, essere portato in pochi istanti all'ordine può anche rivelare un fastidio, ma sarà sicuramente una benedizione che arriva. E può essere che in casi come il tuo un dolore se ne vada, perché i dolori, le malattie, i disagi, come vengono chiamati nel mondo anglosassone, disease, che è molto più preciso di essere malati, vuol dire che tu hai un disagio, quel disagio si trasformerà in qualcosa di più importante a livello fisico, certo. E dialogherà con te su questa cosa, e succede che se ne vanno, ma molto spesso. Quindi da lì però non bisogna prendere il suono e soprattutto il monocorda come che abbia il valore di una pillola, ma è qualcosa che bisogna praticare per mantenere il proprio corpo in un sistema ordinato, ma anche la propria vita poi deve avere un ordine. Quindi se c'è in qualche tunnel disgraziato, dobbiamo avere anche il coraggio e la forza di uscirne, mangiando meglio, facendo un'altra vita, magari cambiando anche il lavoro. Sono tutte cose molto, molto complicate da fare. Che come una corda risolve tutti i problemi della vita, però certo. Ti fa vedere un aspetto importante, ti fa vedere che tu puoi essere perfetto. Sì, riarmonizza. Ma però quando tu comunque entri in quello stato alterato di coscienza che il suono sa dare, ti accorgi che puoi essere perfetto. Adesso è difficile far capire questo il significato di queste parole, bisogna provarle come tu hai provato il corso o chi ha provato con qualcuno che ha fatto i corsi con noi,
magari il monocorda su di sé, quindi capisce di quello di cui stiamo parlando. Ma è proprio un'esperienza da fare per valutare che c'è un'ulteriore via. Anche il suono può essere qualcosa di trasformativo. Assolutamente. No, io ne sono testimone e ben contenta. Poi, per diverse vicissitudini, non ho ancora potuto fare il secondo livello, che a settembre non me lo lascio senz'altro scappare, anche perché in questo corso si vengono a sapere tante cose, non so, che non riguardano solo il monocorda, ma riguardano proprio le vibrazioni, le frequenze e tante cose interessanti che non dico, perché insomma ognuno deve farsi un corso per sapere. Quello che ho capito io in anni lo trasmetto in quei due giorni alla volta, ma poi rimaniamo sempre in contatto con i nostri allievi, quindi non finisce tutto lì. C'è una chat molto importante dove tutti si danno una mano, perché con il monocorda si può anche lavorare a distanza, ma con tutti i suoni, no? E quindi spieghiamo come fare, e poi gli allievi in queste chat o con noi possono avere delle informazioni in più che esulano dal corso, oppure sono una prosecuzione del corso. Certo. Stimoliamo le persone a trovarci, specialmente se abitano vicino, e sperimentare in continuazione. Sì. Io sono proprio estremamente favorevole a questo, e tra l'altro quando mi trovo poi insieme ad amici che ne parlo, mi è capitato anche, ho fatto il corso in Toscana la settimana scorsa, sabato e domenica dell'altra settimana, e ovviamente si parla di tante cose. Poi la sera eravamo tutti lì all'aperto in questa meravigliosa campagna toscana, Monte Carlo di Lucca, e ovviamente poi si parla delle cose che fanno bene. Ecco che è venuto fuori il discorso del monocorda, e senz'altro ha affascinato le persone che c'erano, perché comunque è affascinante che un monotono possa andare a riequilibrare. Poi io ho avuto una fortuna quando ho fatto il primo livello, perché ho trovato Cecilia Vivek Sharma, che sono venuti in trasmissione da te, e loro portano in situazioni veramente anche molto importanti, loro portano le calze di massima sicurezza questi strumenti. E hanno situazioni a livello ufficiale con queste strutture, quindi hanno un vero e proprio mandato del Ministero degli Interni che gli permette di andare a muovere suoni all'interno di carceri di massima sicurezza, e da quando utilizzano anche il monocorda hanno delle interazioni ancora più importanti di quelle che avevano prima. Altro che. Ma difatti in web radio, quelle puntate che hanno fatto, dove abbiamo fatto la meditazione proprio con il suono di monocorda, ci sono state delle persone che hanno migliorato delle situazioni che avevano un po' critiche, diciamo, ed è stato veramente estremamente piacevole sapere questo da persone, tra l'altro persone che conosco da tanto tempo, mie fan scatenate di Visione Alchemica, che poi hanno incontrato Cecilia Vivek. Ma che bello, io sono proprio contenta di poter essere tramite di questi incontri, di queste persone che si trovano, che poi hanno un giovamento nella loro vita. Io trovo che sia bellissimo veramente, perché d'altronde se noi siamo qui con un motivo ben preciso, non siamo qui per caso, perché nulla è per caso. E se bene o male io nel mio profilo ho tanti tre, che è la comunicazione, è ovvio che dovevo inventarmi qualcosa per comunicare. Io non lo sapevo ancora di avere tutti questi tre quando l'ho cominciata, non avevo ancora capito il significato veramente della potenza di questi numeri, perché quello che sto verificando giorno per giorno è proprio la potenza del numero. E tutti questi tre, il tre è comunicazione, che può essere una comunicazione interiore, cioè di connessione con il proprio divino interiore, è anche comunicazione con l'esterno, ma è anche divulgazione. Uno può divulgare
la nuova pentola che cuoce la verdura in 2 secondi e può invece comunicare che c'è un monocorda, che c'è Daniele Faccin, che c'è Cecilia, che c'è, che ne so, Alessandra Tononi, anziché Michela Salotti, anziché fra poco. Proprio giovedì inizieremo la nostra collaborazione con Jason Nenna, che è stato un ascoltatore di quelli più attivi e abbiamo scoperto un tesoro. Perché nel mio viaggio di vacanza, dove sia all'andata che al ritorno io ho fatto delle tappe verso amici che conoscevo, all'andata ho fatto la tappa da Alessandra Tononi, poi da Najma, che è una danzatrice dell'Oriente, e il suo compagno, che è un musicista polistrumentista, tipo il nostro amico Renato, per intenderci, mezzo veneto anche lui, ma te pensa che strano. Molto veneto lui, no? Mezzo veneto. No, il compagno di questa nave, Ah, pensavo parlare un altro poletto. mezzo veneto anche lui, per cui guarda che caso, no? Trovare tutti questi polistrumentisti, tutti veneti. Perché sento perché? Perché i veneti fa faso tutto mi, faso tutto mi. Bravo, è un grave errore però. E Però è un grave errore. Di allora fare no, no, tutto i da sé. polistrumentisti sono veneti perché faso tutto mio, lo suonano tutto loro, hai capito? Ecco. E poi sono stata in Puglia, ho fatto qualche giorno a mano, poi sono risalita e da Maria Castronovo, che tu ben conosci, la nostra esperta della Divina Commedia, la nostra dantista, è venuta a trovarci Jason Nenna, che finalmente ho visto fisicamente perché era solo un messaggio sulla chat della web radio. E con lui giovedì inizieremo una serie di trasmissioni che avranno sia la diretta Facebook che la trasmissione web radio, dove parleremo delle favole e Bellissimo. dell'interpretazione che si dà a queste favole. E inizierà una serie. Tra l'altro, nella prima puntata, poi vedremo nelle prossime, ma nella prima puntata ci sarà anche Maria Castronovo che leggerà la favola. Diamo a lei l'interpretazione della favola. Ma le favole le scrive lui No, o... sono delle favole tratte da diversi libri che lui ha. Lui è uno psicologo e tra l'altro lavora in una comunità dove ci sono dei ragazzi e segue questa comunità e per cui le favole sono entrate nella sua vita, forse anche, io penso, per coinvolgere i bambini, i ragazzi più giovani e per cui ha una vasta conoscenza delle favole, ma sa darne un'interpretazione estremamente profonda e dettagliata. Mi ha stupita perché per 3 notti mi ha mandato la favola prima di dormire e ti dico che ho dormito proprio bene con la sua favola. Letto da lui proprio, l'audio mi mandava. Le favole sono un metodo comunicativo importantissimo da Importantissimo. vivere e hanno sempre una morale le favole. Altro che non solo una, anche perché questa favola che lui mi aveva mandato. Allora, in pratica io sono andata in un bosco settimana scorsa e ho trovato un anellino che è questo qui. Vediamo se si vede, vediamo. Ecco, vedi questo qua. È a forma di rana e mi sono chiesta come mai ho trovato una rana, che significato avrà? E allora ho fatto la mia ricerca sulla rana, sui significati esoterici della rana e l'ho pubblicata su Visione. Lui l'ha saputo e mi ha mandato una favola sulla rana. È tutto collegato con questo anellino che ho trovato nel bosco. Pensa che meraviglia. Pensa che magie, eh? Nulla, nulla succede a caso. Mai. Ed Ma... ecco che da questa favola che lui mi ha mandato, di cui mi ha fatto l'analisi, che io sì, in parte avevo intuito, però non ero andata così a fondo come è andato lui, dico: ma scusa Gesù, ma perché non facciamo una puntata sulle favole? Come le sai interpretare tu? E dice: ma sì, perché no? Ed ecco, è nato giovedì, cominciamo. Dito. Meraviglia. Quindi ogni giovedì una favola. Adesso vediamo se sarà sempre giovedì, perché lui ovviamente lavora e fa anche dei turni notturni, però insomma. Comincia questa serie di favole. Tendenzialmente il giovedì. Ecco, tendenzialmente giovedì. E secondo me è bello, primo perché la faremo in diretta, come stiamo facendo questa diretta, per cui si vedrà la persona e il pubblico senz'altro è più coinvolto a livello anche visivo, non solo uditivo. Però comunque in contemporanea la faremo anche in web radio, perché alcune persone non hanno una connessione abbastanza potente Rapido. per
poter vedere dei video e così potranno ascoltarla in audio in web radio, e poi in web radio rimane per sempre, no? Per cui anche più attendibile come archivio, diciamo. E per cui ecco, iniziamo una cosa nuova, la favola, grazie a questo anellino trovato nel bosco. Tutto questo in Toscana, tu pensi che, come ti dicevo prima, noi eravamo in Toscana, per ripetere un po' quello che ho detto prima, ospiti di un nostro allievo che ha deciso di fare una sua festa, invitando i suoi amici e divulgando quello che lui percepisce sul monocorda. Infatti ha voluto che fossimo presenti sia io che la mia compagna Alessandra, e siamo stati lì un weekend intero a divertirci con questa situazione di amicizia in un posto assolutamente meraviglioso che è la Valle dei Chianti, a un parco da Firenze. E quindi noi continuiamo ad avere interazioni con i nostri allievi, perché è importantissimo. Le persone non devono mai sentirsi abbandonate, devono continuare, perché guarda che noi impariamo tantissimo dai nostri allievi. Ma certo. Impariamo più noi di loro. Infatti al terzo livello, quasi quasi, io vorrei proporre che siano loro a insegnare a noi, quando devono fare il terzo livello. E poi tra l'altro stiamo anche andando oltre, perché stiamo cercando di mettere in piedi quello che da anni sia io che Alessandro vogliamo, che è quello di creare un'accademia, quindi sì, fare i tre livelli canonici di formazione monocorda che portano poi le persone a poter lavorare con questo strumento. Bello. Ma andare oltre e fare delle lezioni specialistiche con tutte le persone che stanno interagendo con noi in queste trasmissioni, e quindi ci sarà chi si occupa di iridologia, ci sarà chi si occupa di geometria sacra, chi di radionica, chi di varie altre cose, cantanti, piuttosto che abbiamo avuto il sassofonista della Rai la settimana scorsa, che si occupa di 432 Hz quando è fuori da quell'ambito, qui non può utilizzare chiaramente quel tipo di accordatura, ma ci sono tantissime persone che possono dire la loro nel mondo terapeutico e di suono armonico. Quindi creare questa struttura che dia alle persone una formazione a largo spettro, perché certo, Dio me ne scampi dal pensare di poter insegnare io qualsiasi cosa nell'ambito sonoro. Non ho assolutamente la facoltà, la capacità, ma nemmeno la voglia. Quindi io mi avvalgo di queste persone che possono venire a divulgare quello che sanno nel nostro ambito, e io credo che sia una cosa assolutamente fantastica. Penso che tra l'altro i prossimi livelli, dal primo, utilizzeremo un albergo di Abano Terme, che è un ex convento con tutte le celle dentro i frati, che ha di fianco una struttura termale, quindi quando finiamo il corso andiamo tutti in piscina termale a divertirci. Sì, non dirmi il nome, ma ho idea che lo conosco qual è, perché 3 anni fa ho fatto un corso di numerologia proprio ad Abano Terme e avevamo appunto le piscine termali dopo il corso per andare a fare il terme. E a Monte Ortone è una struttura che è ancora in mano alla chiesa, ma però è assolutamente fantastica, c'è questo chiostro sì, bellissimo con questa struttura assolutamente magnifica. Tenuta ancora molto bene, che ha dentro queste sale di varie dimensioni per fare seminari e ritiri. Fantastico. No, allora non è quella dove eravamo noi. Ecco. Bello. E che corso fate lì? Il primo livello. Dopo il lockdown, che si è fermato tutti i livelli che avevamo in programmazione, siamo riusciti a mettere in piedi questo. Ecco. E adesso continueremo, stando sicuramente... Con la mascherina, ovviamente. Oh, figurati. Assolutamente sì, anche i guanti. Corda, c'è l'ideale. È la cosa migliore da utilizzare, il guanto di plastica sulla corda. Sì, perché dà un suono diverso. Non voglio nemmeno affrontare questo argomento. Comunque no, rispettiamo le idee di tutti, ma abbiamo le nostre idee su tutto certo. Questo. No, ma poi monocorda non si può suonare qui qua. Anche quindi, perché piuttosto poi cerotti dopo un po'.
Noi utilizziamo sì un po' di scotch i primi giorni perché le persone che non sono abituate a utilizzare corde in acciaio, alcuni dopo un po' lamentano le vesciche, quindi poi le vesciche si trasformano tranquillamente in calli e poi non faranno più male. E poi il massaggio al viso si fa il peeling. Con le mani da monocordista. Eh sì, mi ricordo bene che io verso fine Hai dato di vendita. pomeriggio del secondo giorno ho dovuto per forza mettere lo scotch. Noi siamo abituati a questo e quindi preveniamo di situazioni. Sai che sono coriacea, ho tenuto duro finché non ho visto sangue. Non fare, c'è uno strumento in legno. Ah, scherzo, naturalmente. No, però ovviamente, e d'altronde ci deve essere qualcosa di sofferto dentro, no? Anche no, eh. Io No, ma sì. non faccio vesciche, io trasformo subito in calli i miei. Dipende dalle persone, però a me è stato detto che quando avviene il callo o quando comunque c'è una sofferenza perché tu stai provando qualcosa, è perché si incarna. Per Il cui lavoro me lo diceva sempre Mario in falegnameria ai tempi, in cui ho iniziato a lavorare il legno. Quando mi si piantavano le schegge, quando mi ferivo, diceva il lavoro che si incarna. esatto. E per cui in quel caso, quando uno fa il corso, primo, secondo livello, è il monocorda che si incarna, che Può essere questo, sì. sia estremamente evolutivo, diciamo così, no? Oltre che emozionante. Mettiamola così, però vabbè, ogni strumento a corda che viene utilizzato per forza prevede che chi lo suona abbia i calli. Quindi, Beh, ovvio, come suonare la chitarra, se non hai i calli non riesci a suonare la chitarra. suona la tromba, fa i calli sulla bocca. Invece, il sassofono mi dice che non fa i calli assolutamente. Mirto che si occupa di radionica, che è venuto a fare il primo livello a Roma, dopo poi io non posso fare. Distorta i denti, però o sbaglio? Non credo, non so. So che c'è uno strumento che ti storta i denti. Glielo chiederò, ma non mi pare che abbia Ah, questo. bene, ci informiamo, che così mi iscrivo anche a un corso di sassofonista. Bene, no, ma sono proprio contenta di questo incontro serale che ci siamo fatti, anche perché ultimamente, insomma, tu sei un po' preso, io ero in giro, ci sentivamo di scappata durante il viaggio, almeno stasera abbiamo potuto fare la nostra chiacchierata con calma, che Quindi ci... tu sei in ogni caso la persona che io sento con più regolarità. Sì, Non passa un mese che non ci sentiamo. no, infatti, ti ringrazio di questo. E quando magari non chiami tu, poi chiamo io. Io sono un po' più lenta perché ho più cose forse da stare lì dietro, inteso come abitanti della casa, diciamo. Sistema è più complicato. Ecco, diciamo così, infatti. E stasera, per esempio, dovevo la diretta, avevo i minuti contati, è sparita la Milly. Sono preso una macchina, sono andata a cercarla, non l'ho trovata. Sono tornata a casa e ho visto che era sotto la macchina del vicino qua nel cortile. Ma qui la sei furba, la sei andata a farsi il giro. La sei tornata e si è messa sotto la macchina e dico, sempre stata qui o mai mossa? Però Io non ho visto niente. non usciva da sotto la macchina. Che birichini che sono, ragazzi, sono più furbi che belli. È vero Certo che sì. o no? Sai chi probabilmente avrò, basta che me lo confermi con tutti i suoi minimi impegni la settimana prossima? Marco Gandini. Ah, io ho fatto il corso con Marco Gandini insieme a te, direttore d'orchestra. È uno dei più grandi registi d'opera che abbiamo in Registi d'opera, infatti. Italia, allievo diretto di Franco Zeffirelli. Infatti, sì, me lo Li ricordo. avevamo a cena lui e suo marito la settimana scorsa. Qui da noi e anche lui è bloccato da questo lockdown, quindi per chi lavora con Tutti gli artisti, purtroppo. lavora col Giappone, la Corea, varie cose, quindi anche lui insomma c'è un po' di tempo e quindi probabilmente la settimana prossima Uomo dovrebbe estremamente venire affascinante, artista meraviglioso, veramente lui. quella giornata di seminario me la ricordo ancora, me la sono proprio gustata anche per questo suo modo di parlare, persona estremamente sensibile. Ma ricordatevi, quando è che viene l'intervista? Ecco, Dovrebbe essere con noi lunedì prossimo, se
riusciamo a beccarlo fra un impegno e l'altro, dovrebbe dedicarci un'oretta, insomma. Grande. Abbiamo fatto un bellissimo corso con lui. Mi ricordo, siamo riusciti ad averlo una giornata intera, perché bisogna beccarlo fra un aereo e l'altro, e ci ha dedicato un giorno per far capire alle persone quanto cuore ci vuole per diventare una persona che abbia il suo calibro, perché lui è conosciuto di tutto il mondo per quello che fa. E se l'è guadagnata tutta, comunque, perché è veramente una persona che ha saputo scalare quel mondo con una grande capacità. Oltre ad essere un uomo estremamente terrestre e con tutte le difficoltà e i pregi che può avere un uomo normale. Certo, no, mi ha fatto capire quanta passione, quanto cuore serve per riuscire in ciò che si fa. E il cuore che si mette è proprio quello che non ha aspettative, no, di riconoscimento, ma che appunto in assenza di aspettative ne avrà di più. Certo, poi è bellissimo sentire quando lui spiega l'opera, perché la vedi. Lui è talmente coinvolgente che tu vedi l'opera quando lui la spiega. Ed è qualcosa di estremamente meraviglioso. È proprio la sua passione traspare proprio. Quindi ci stiamo accorgendo che stiamo collaborando con un sacco di persone. Quindi certo. Mi è fatto venire in mente Renato Poletto, che chiamerò assolutamente a fare una cosa. Infatti, io volevo dire che ieri. Renato sta diventando veramente, poi sta facendo anche esperimenti di cimatica molto belli, che magari ci rifarà vedere in trasmissione, ma sicuro che viene. Renato è un grande amico, io qualche giorno in casa tremano corda miei e ancora sarà lì. Facile che venga da te, che non si connetta con StreamYard, perché insomma lui è tecnologico ma con la musica. Ma non lo so se, ma io penso che potrà farcela. Sì, dai, gli mandiamo tanta energia per farcela, Renato. Mi fischieranno le orecchie in questo momento. Sì, mi fischieranno le orecchie. Ieri era il suo compleanno, perché gli ho fatto gli auguri oggi. Io perché... Ma dai, adesso glieli faccio anch'io, perché mi ha sfuggito questa cosa. Sì, perché ieri ero via e non glielo ho fatto. Dire che era il suo compleanno. Sì, guarda, controllo, però mi sembra che sia proprio ieri, sai. No, se sapeva Renato che era il suo compleanno, perché lui vive in un'altra dimensione. No, perché io ho visto gli auguri, che lui ringraziava degli auguri. Ah, ok, quindi io so. E allora, se lui ringrazia degli auguri, allora io gli ho fatto gli auguri, perché non mi era uscito prima. Beh, io entro raramente in Facebook, quindi... Ecco, vedi, no, 14 ore fa l'ha pubblicato. Grazie immenso e pieno di emozione per tutti gli auguri che sono arrivati. Poi farò gli auguri in ritardo a Renato, caro amico. Insegna il canto armonico e polistrumentista, ma soprattutto quello che porta avanti la tecnica della musica delle piante di Damano. Infatti. Guarda che io ho passato una sera intera, sai, stavi a stimolare gli elettrodi perché veniva buio. Per cui troppo. Come non suonano, bisogna star lì a coccolarle. Perché era buio e ovviamente le piante vanno a dormire quando è buio, e invece io lì quella che dice sveglia, che suonate ancora. Insomma, ho fatto la rompiscatola della situazione, tanto per cambiare. Però alla fine ti ha dato ragione. Sì, no, hanno suonato le piante. Ogni tanto mi mandavano qualche improperio, però suonavano. Allora poi gli faccio gli auguri, così gli chiedo anche di venire a fare una trasmissione qui con noi. Certo, ma tra l'altro è stato proprio settimana scorsa che mi è arrivato, sai che arrivano i ricordi di Facebook, mi è arrivato il ricordo di questo evento che avevamo fatto con Renato Poletto vicino a Treviso. Tu eri impegnato quel giorno, io ho dormito da lui e poi la mattina mi ha accompagnato da te. Che caro. Sì, lui è così. Adesso, tu invece chi avrai prossimamente, tanto per capire cosa adesso fai? Avrò Jason Nenna giovedì e venerdì è vero la Michela Salotti, e poi la settimana prossima ci sarà una new entry di una farmacista naturopata, nutrizionista, un bel pool di input per la salute.
e il giovedì 23 lavorò in web radio, e per cui ci parlerà. Ah no, scusa, aspetta, ho sbagliato, sto leggendo sbagliato. No, giovedì avrò la nostra astrologa. Aspetta, eccola qui. 29 mercoledì avrò Cristina Caputo, che è questa farmacista naturopata che ci darà delle buone indicazioni su sane pratiche davvero nutrizionali anziché di cura. Ma ci parlerà. È un po' innovatrice, per cui vi consiglio di ascoltarla in web radio. Perché è abbastanza rivoluzionaria la signora, mi piace. Andremo in web radio, Visione Chemica, ad ascoltare questi personaggi. Mercoledì 29, sì. Ma invece quello che dicevo prima, il 23, avremo la nostra carissima Irene Zanier, guarda caso veneta anche lei, e ci parlerà della Lilith. Però diciamo che inizieranno delle nuove cose anche dopo le vacanze, perché adesso ci sarà agosto, la gente va via, quando torna settembre cominciamo tutte cose nuove. Però, il web arriva ovunque, non è che si ferma. Poi sì, le persone anche in spiaggia si divertono ad ascoltare qualcosa. Però magari certe persone non ci sono per fare le dirette, perché magari vanno in vacanza e staccano. Anch'io ho staccato mentre ero al mare, perché avevo bisogno di staccare, diciamo, no? Sì, anche bisogno di ricaricarsi, o non ho fatto dirette se non proprio verso la fine, ecco. E va bene così, va bene così. Comunque chi ci sarà, ci sarà, e poi vedremo. E poi step by step, no? Fluiamo in questo percorso e vediamo pian piano chi arriva. Fantastico, poi magari verrò a fare un giro anch'io prima o poi. No, magari dato che tu hai intervistato me stasera, ma la prossima volta intervisto io te. Non è che tu mi abbia fatto molte domande, però ho fatto tutto da sola. Io infatti con te vinco a mani basse, perché non mi devo nemmeno apportare, tu sei un primo in linea quando sì, diciamo che è una lingua sciolta, via. Una cosa però che è passata un po' inosservata è il tuo talento, che è proprio quello di numeri. Tu fai corsi di numerologia oltre a essere una divulgatrice per altri. Sì, io faccio i corsi sia residenziali, come è successo settimana scorsa, ma anche online, individuali, in modo che il corso di numerologia diventi un percorso di crescita, perché ovviamente passando numero per numero nelle spiegazioni si va dentro proprio nel profilo numerologico della persona, che io chiamo Teos, e vedo proprio che diventa un percorso di crescita personale il percorso numerologico. E tu pensa che a questo corso dell'altra settimana c'era Laura Bersellini, che tu ben conosci, che è stata spesso in web radio con noi, e in pratica ho avuto proprio un bel ritorno da lei, proprio mi ha chiamata l'altro giorno per dirmi quanto gli era stato utile fare questo percorso. E lei è una persona che insomma di percorsi ne ha fatti tanti, però è riuscita a distillare veramente l'essenza del corso di numerologia, che non è solo numeri a livello così concettuale, ma è proprio sentirlo il numero, soprattutto vedere i numeri ombra. Io punto molto sul numero ombra, perché è quello che dobbiamo integrare. Non possiamo esprimere i nostri talenti se prima non integriamo le ombre, portarle alla luce, vederle, parlargli, accoglierle, è molto importante. E vedo che questo sistema, appunto, di insegnamento ha dei buoni, se non ottimi risultati di riconoscimento anche datomi da persone che sono nel mondo degli operatori olistici, come Laura Bersellini, come altri, e devo dire che sono molto molto contenta di questo, anche perché tu pensa che la mattina stavo per mandargli un messaggio per dirgli cosa ne pensi del mio corso, perché sai, si ha sempre bisogno di un feedback, soprattutto se una persona è un'amica, e mentre io scrivevo un messaggio lei mi ha chiamato per darmi il feedback. Qui proprio sintonia incredibile. Veramente. Sì, la numerologia io vedo che è un'ottima
scorciatoia, se vogliamo, per andare a vedere là dove sono le problematiche della persona. Da una ragazza che ha fatto un percorso con me, addirittura mi ha detto: io ho fatto 4 anni di psicologia junghiana, di analisi, insomma 4 anni è andata a fare analisi, fa, e tu in una sintesi di mezz'ora mi hai detto quali erano i miei problemi. E io so, dico, però adesso dobbiamo lavorare su questi problemi, e i 4 anni di analisi ti saranno senz'altro utile per lavorare meglio. Per cui tutto serve, tutto quello che arriva è ciò che ci serve. Dobbiamo stare lì a diventare matti, dire: ah, ma facevo bene a fare questo anziché quello. No, tutto è come deve essere. Beh, tu quando è che hai iniziato a fare numerologia? Come mai hai iniziato? Ma perché io sono stata in Nepal. E al tempio della Dea Kali ho incontrato Alba Meneghetti, che è di Padova. Mi hai portato a casa, giusto? Eh sì, abbiamo fatto il viaggio di ritorno. Poi sono stata a Abano Terme, ospite sua, poi lei è stata a casa mia, ospite mia. Qui si parla del 1999 e del 2000. E lei mi ha parlato della numerologia. Ho iniziato con lei a sapere che esisteva, perché per me non esisteva. Ma tu pensa che lei mi ha svelata questa meravigliosa scienza sapienziale, come la definisce Maria Castronuovo, e io da mia cugina sono venuta a sapere che mia mamma, quando trovava qualcuno, gli diceva dei numeri, non so su che base. Per cui noi diamo i numeri da generazioni in pratica. È un talento di famiglia? È un talento di famiglia, ma difatti quello che mi viene riconosciuto, e mi spiace essere io a dirlo, ma riporto quello che mi è stato detto, è proprio questa capacità di fare 2 più 2 nelle persone, no? Avere dei numeri, vedere i loro numeri e fare una sintesi della persona, e ci azzecco in un modo pazzesco. E a volte rimango io lì così basita, hai capito? Perché non so da dove viene, è l'intuito, è quello che aveva la mia mamma, che io non sapevo neanche che avesse, l'ho saputo pochi anni fa di questa cosa, me l'ha riportata una mia cugina che gliel'aveva detto la sua mamma. E vedi che tutto è come deve essere. Io alle medie avevo un professore che si chiamava professor del 13, pensa, e lui mi diceva: Pezzarossa, dimmi cosa ha fatto il Milan ieri, perché di matematica con te è meglio non parlarne. Ci pensi? Beh, ma credo che la matematica non abbia molto a che fare con la numerologia. Sì, ma per me non c'era proprio un feeling, no? Con i numeri, che fosse matematica, non c'era feeling. No. Probabilmente il feeling c'era con la numerologia. E come ti sei formata poi? Beh, con Alba ovviamente, perché lei aveva già iniziato questo percorso, e poi attraverso lo studio, ma attraverso i corsi anche con Michele Proclamato, ma attraverso Maria Castronovo con Dante e Pitagora, d'altronde Dante era un pitagorico, e ho tratto insegnamenti ovunque, perché a ogni piè sospinto ci sono insegnamenti sui numeri. Allora, io non volevo sentire. Perché per chi ha occhi per vedere gli insegnamenti veramente li trovi ovunque. Sì. Poi bisogna chiaramente codificarli, metterli insieme, dare un senso, tracce di insegnamento veramente ovunque. Certo, ma poi sai, è anche sentire l'altro. È importante nel momento in cui una persona ti chiede qualcosa, sentire cosa ti sta chiedendo, non ascoltare cosa ti sta chiedendo. E se tu senti, senti l'altro. E poi i numeri ti dicono la strada che devi seguire per farti comprendere dall'altro. Perché a volte non basta dire 1 più 1 fa 2, devi anche farlo sentire all'altro che è così. Perché poi 1 più 1 non fa 2, sappiamo benissimo che l'uno è uno. Io credo che tu abbia proprio toccato il senso di quello, di quello che facciamo un po' tutti noi, certo. Che è quello di guardare oltre, di guardare dentro le persone, non fuori, quindi di capire le situazioni e di condividerlo con chi ci segue, perché poi quello è il senso. Certo. Devi avere veramente moltissimi occhi quando cominci a trattare persone e interagire con le loro emozioni.
Vero. Perché queste persone ti mettono veramente la loro vita in mano in certi momenti. Una cura e non semplicemente aver fatto solamente qualcosa in modo superficiale e proporlo agli altri. Bisogna veramente averlo provato nella propria pelle. Io ho iniziato il mio corso il weekend scorso con una premessa. Ho detto, ricordatevi che fare numerologia è una grande responsabilità, perché voi dite delle cose all'altro che possono influenzare l'altro, per cui fare molta attenzione, senso di responsabilità e grande sensibilità e intuito, perché non si può andare a dire delle cose che possono turbare l'altro, bisogna ascoltarlo, sentirlo e comprendere fin dove si può arrivare, perché non si può dire sempre tutto subito, possono volerci anche mesi per poter dire all'altro altre cose, perché io dico sempre, io sono disponibile, se sorgono delle domande mi mandate un messaggio e mi chiamate, e la persona mi fa una domanda, magari dopo 2 o 3 mesi ne viene un'altra di domanda, perché intanto quell'energia si è messa in movimento, ed ecco che dopo 3 mesi salta fuori un'altra domanda, ok, sentiamoci, vediamo dove si vuole arrivare con quest'altra parte che è venuta fuori. È un lavoro graduale, la numerologia è una scorciatoia per capire dov'è il nodo, però poi il nodo può essere duro, bisogna avere pazienza, non è che ti può fare una martellata e via, risolvere. Può anche travolgerti. Bisogna capire dall'altra parte se c'è una struttura che possa tenere certe informazioni. Sì. Puoi dare, permetterti di dire certe cose a chi non ha le spalle abbastanza larghe per poterlo supportare. Certo. E quindi devi avere la capacità di trovare le parole per portarla in una strada migliore di quella che sta. Per non urtare la persona, per non sconvolgerla, perché ci possono essere delle cose che possono sconvolgere una persona particolarmente sensibile. Ecco, i numeri ti dicono, lo vedi dai numeri se quella persona ha una forte sensibilità e devi fare attenzione più che un'altra. È molto importante conoscere ovviamente i numeri che ti danno le indicazioni per poter agire nel modo migliore con l'altro e per poter essere effettivamente di aiuto all'altro nel comprendere ciò che ha dentro. Ma io stessa non sapevo cosa avevo dentro 20 anni fa, perché se mi avessero detto, guarda che tu un giorno avrai un blog, una web radio, ti intervisteranno su una video diretta davanti a migliaia di persone, e io ho detto, ma ti dici tutto matto? E però non lo sapevo che avevo tutti questi 3 dentro che dovevano comunicare. Se mi avessero detto a me, che avrei fatto in una corda, che avrei insegnato, che venivano da varie parti, insomma. La stessa cosa a te, proprio che lo raccontavi proprio al ma mi sarei messo a ridere se qualche anno fa mi avessero detto che avrei fatto delle interviste su cioè proprio. Mano a mano vengo travolto anch'io dagli eventi. Ma anche lavorare nella tua manualità ti aveva sorpreso, no? Io ho il quadro al muro, quindi adesso mi trovo a fare degli strumenti che ogni volta ringrazio. Non credo di essere io a farli, perché poi riguardo e dico, non può essere che io, che non sapevo fare nulla, riesca a fare delle cose del genere. Però c'è da dire anche che anche da parte mia c'è stato un grosso lavoro di ricerca personale, quindi nulla viene mai regalato e bisogna guadagnarselo in qualche modo. Cioè, diciamocelo, Daniele, è perché c'è tanto impegno in qualsiasi cosa che si fa, impegno, lavoro, passione, come riusciamo ad ottenere dei risultati nel lavoro, così noi stessi e viceversa anche, no? Perché se non cambia dentro, fuori. Deve per forza cambiare dentro, perché se no fuori non cambia mai niente. Infatti. I problemi non sono mai fuori, ma sono sempre dentro. Sempre dentro, sempre dentro. È molto importante. Ecco, tesoro, io ti ringrazio tantissimo, è un'ora che stiamo parlando, sembrano 2 minuti. Sì. Ma è sempre così, noi ci perdiamo. Io come dico spesso, amerei avere ancora le persone che intervista, quindi se tu in futuro vuoi fare un altro giretto,
certo. Magari ci alterniamo, una volta vengo io da te, una volta vieni tu da me. Ah, infatti. Così vengono anche a casa tua le persone a curiosare. Ah, certo, no, ben volentieri. Io credo che ti conoscano tutti, però magari qualcuno può anche venire a saperlo questa sera che esisti. Naturalmente saranno più le persone che vedendo te capiscono che esisto io, perché no. Le persone che ti seguono arriverà chi dovrà arrivare. Quante persone ti seguono su Facebook? Adesso sono su Facebook circa 190.000 gli iscritti alla pagina Facebook. Numeri grossi. Numeri grossi. Beh, d'altronde sai, dopo 10 anni i numeri sono grossi. E nel blog sono circa cose interessanti, però non perché esisti e basta. Tu hai continuato a proporre cose importanti anche nel blog. Certo, ma ti dirò che proprio ieri avevo qui il mio webmaster e stavamo guardando un po' alcune cose da mettere a posto e facevamo un po' il conto di quante visualizzazioni ha avuto il sito in questi 8 anni, e sono circa 14 milioni di visualizzazioni. Qualcosa hai fatto, insomma. Metti anche che una volta solo o più di una volta la stessa persona, però comunque sono numeri ragguardevoli, ecco. Mi pare che anche una edizione ti abbia chiesto di proporre le persone, vero? Un editore? Sì, per un paio d'anni abbiamo collaborato, infatti mi mandava i suoi scrittori, poi insomma ci sono altri canali adesso, la web radio, diciamo che ci sono, prima non c'erano queste dirette Facebook che senz'altro raccolgono più visualizzazioni rispetto agli ascolti di una web radio. Io trovo che la web radio continuerò a portarla avanti perché comunque mi dà anche un archivio, cosa che su Facebook se cerchi qualcosa ci metti un sacco di tempo. Facebook fa vedere quello che vuole, vabbè, ma comunque come dicevamo prima, esatto. Facebook riusciamo a fare queste cose. Anzi, adesso ho avuto una difficoltà grossa col mio canale YouTube che non mi faceva entrare, ma è durata diversi mesi, però ultimamente sono riuscita finalmente a rientrare. E allora il mio intento è anche prendere ipotesi questa puntata, questa intervista o quelle che faremo in seguito, quelle due, che io ho fatto solo interviste in video diretta Facebook, e metterle su YouTube in modo che possano anche essere viste da altri utenti di altri canali, ecco, dato che finalmente sono tornata in possesso del mio canale YouTube. Non lo so cosa sarà successo, guarda, non si è capito. Sono misteri. Misteri della tecnologia. Poi un bel giorno dico, ci voleva tanto, non potevi aprirti prima. Va bene così. Tutto va bene, Patrizia, io ti ringrazio veramente tanto. Io ringrazio te, caro. Questa oretta abbondante con me. E vabbè, ti aspetto in ogni caso a casa, perché prima o poi verrai a fare un giro da queste parti. Sì. In ogni caso a settembre per il primo livello. Sì. E ricordo sempre a chi ci sta ascoltando che a fine settimana abbiamo un corso a vicino ad Avano Terme, in una struttura bellissima. E abbiamo ancora un paio di posti per chi volesse magari aggregarsi all'ultimo momento, perché noi facciamo dei numeri molto piccoli, quindi i nostri gruppi sono al massimo di 12-15 persone per poter permettere a me e ad Alessandra di seguirle, perché non avremo la possibilità di fare numeri diversi da questi, perché ci interessa proprio che le persone vadano a casa portandosi a casa veramente il significato di quel corso. Ecco, quindi io ti ringrazio ancora tanto, auguro a tutti una buona notte, per chi ci ascolterà poi in seguito, grazie ancora. Ciao Patrizia, un abbraccio. Ciao, grazie a tutti, un abbraccio, buon tutto.